Bene, buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuti a questa seconda edizione di Let's Go in Music, evento musicale che anche quest'anno ha il compito, ma anche il piacere, di aprire la stagione primaverile del nostro teatro comunale, del Teatro Comunale di Modigliana. In quanto serata musicale, come appunto dicevo, chiaramente tutto questo non si potrebbe svolgere senza il prezioso e potente supporto di questa bellissima orchestra, per la quale vi chiedo il primo applauso della serata, che vedete schierata e certamente avrete modo di sentire in notevoli tessiture musicali durante la serata. Il nostro pretesto di quest'anno, la seconda edizione, è diverso da quello dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto un viaggio ideale attraverso appunto i brani musicali, la musica dagli anni 60 ad oggi. Quest'anno abbiamo voluto semplificare ancora di più, perché magari qualcuno negli anni 60 non c'era o non si ricorda. Quest'anno abbiamo preso come pretesto una cosa che certamente tutti non potete che conoscere, e cioè le lettere dell'alfabeto, dalla A alla Z. Le faremo quasi tutte, e appunto per ogni lettera vedrete che cercheremo di regalarvi, darvi un significato, una ragione del brano che poi andrete a sentire. Proprio a questo proposito, non perdiamo altro tempo nelle chiacchiere e cominciamo con la prima lettera, la prima parola di questa sera. La lettera B, come presente. Noi abbiamo sempre sentito un sacco di canzoni sul rimpianto del passato, oppure sulla speranza in un futuro. Questa sera invece vogliamo aprire con una canzone sul presente. Il presente di due persone che si amano, ma più di questo non hanno altro a loro disposizione. Un invito a godersi allora appieno il presente, i momenti di oggi, senza essere troppo presi dagli impegni quotidiani. Adesso è qui, nostalgico presente. Canta Brunilde Caponi. Se lo vuoi, rimani. C'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani sia solo posto adatto per un bel ricordo. Non desiderare, non desiderare, no, non desiderare, lascia, non esista mai. Silenzi per cena, conoscersi, lasciarsi le mani, non è quello che ci spetta, né buone idee, né baci per strada.
ma se vuoi rimani. Grazie. Non è che si può far andare via così, insomma, insomma, adesso puoi uscire. Prego, prego. Ci vuole anche un po', no? Cosa dite? Bene. Seconda lettera della serata. Trail of tears, Cherokee, oh,
nostra Europe di questa sera, ma ha fatto per tutti e cinque. Comunque, Ilaria Ragazzini, anche per te un piccolo omaggio floreale. E no, colgo l'occasione, siccome la serata vogliamo che sia ritmata, però un applauso anche a tutta la ritmica della nostra orchestra. Io ve l'avevo detto dalla A alla Z, insomma, che c'era veramente per tutti i gusti questa sera. Terza lettera. Come con me. Uscito esattamente quasi un anno fa, il 14 aprile 2014, il prossimo brano ha vinto 2 Grammy Awards come registrazione dell'anno e come canzone dell'anno. Il testo dice: so che l'amore non funziona mai, ma si può tentare di nuovo e tu lo sai. Devi stare con me, perché sei tutto ciò di cui ho bisogno. Questa sera canta per noi questi bellissimi versi la prima ospite della serata, da Faenza, Sara Tanzi. Fortuna, Stay With Me. A noi ha fatto un grande piacere che Stay With Us, mio inglese molto professionale.
Grazie, alla prossima, speriamo di rivederci presto. O ancora, non siate avari di applausi questa sera! Coraggio, coraggio! Allora, scaldiamoci un po', sentiamo solo la platea! Sentiamo solo la galleria! Tutti insieme! Grazie, faccio finta che questo fosse per me, vi ringrazio. Anche se non è vero. Comunque va bene, questo era voluto. Allora, state attenti a questo video, perché pensate che alla SIAE, quella cosa dove si registrano tutte le canzoni, eccetera, 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 risultano depositati circa 2300 brani italiani con all'interno del titolo questa parola che guardiamo ora. Nessuno. Vediamo. You can be sure.
No, perché? Perché dovete notare che oltre alla sezione ritmica c'è anche una bellissima sezione coro, coro femminile, perché non a caso ci sono tre coriste femmine, i maschi no, non servono, diciamo, in questo frangente. Bene. Bene. Vedevo che cantavate anche voi questa canzone. Oh oh oh, coraggio. Oh oh oh, mi fai un po' di ritmo piano. Oh oh oh, oh. Oh, voce, voce. Oh oh oh, oh oh oh, mani. No, sapete cos'è? In prova niente, non mi guardano mai. Qui adesso mi devo sfogare un po'. Va bene, andiamo avanti con la prossima lettera che forse è meglio. Back the river, ho sentito qualcuno dalla platea o dalla galleria, adesso non ho individuato. Comunque, Hold Back the River significa trattieni il fiume ed è il titolo di un brano di James Bay, che è un chitarrista britannico di soli 24 anni, quindi in tema con la gioventù di questa sera. La protagonista di questa canzone racconta che nonostante abbia cercato di tenere il proprio amato al suo fianco, le circostanze della vita non gliel'hanno permesso. Spesso si pensa allora che la cosa migliore sia stare lontani, ma in realtà quello che conta è proprio hold back the river, cioè trattenere il fiume della vita in continuo flusso, perché sarebbe meraviglioso fermare il tempo e trovarsi in un istante solamente con lui e i suoi occhi. Noi questa storia, non appena siamo pronti, perché qui è tutto dal vivo, non c'è niente di registrato, non so se lo avete notato, comunque, no, queste sono le frasi che si dicono quando, perché mi dicono prendi tempo, allora, comunque, a prescindere dal momento in cui siamo pronti, questa canzone verrà raccontata dalla storia e dalla voce di Maria Baldini. Oh,
Grazie. Quelle un po' via generose che ricambiano, insomma, cioè i fiori sono fatti apposta, il motivo dei fiori è questo, va bene. Allora, la prossima lettera, anche questa, guardatela con attenzione, è la storia, metà della storia della musica italiana. Vediamo la prossima lettera. Martini. E non... È un'incognita ogni sera mia, è un'attesa pari a un'agonia, troppe volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutto a me se ti andrà per una notte. Cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore, sono sempre tu quando nel mondo dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte sono tua. Ma come hai fatto?
per te, ecco. Pensavo avesse avuto la buona idea di... Grazie, Tredozio, qui c'era Tredozio, lo dobbiamo dire. Lassù ho visto prima la curva Tredozio. Bene. Oh, allora. State divertendo? Sì? State dormendo? Meno male. Allora, potete dormire quando parlo io. Lì potete dormire. Non dormite adesso perché abbiamo un'altra lettera e soprattutto degli altri ospiti. Lettera D come duo. Un gradito ritorno su questo palco, infatti erano già stati i nostri ospiti l'anno scorso, lasciate pure le immagini, un duo faentino doc con tanta voglia di suonare e con una forte ispirazione pop e blues. Hanno da poco pubblicato una playlist sulla loro pagina Facebook, i Sofa Duo. Luce e facciamoli salire. Eccoci, eccole, eccoli, uno è qui. Anche lui fa parte, non sembra, ma anche lui fa parte. Bene, allora, abbiamo il nostro tempo da passare aspettando che tutto sia pronto, perché ripeto, qui non c'è nulla di registrato, andiamo tutto live, in diretta. Allora, avete pubblicato, l'ho visto, a fine dicembre, sì, se non esatto. sbaglio, sulla vostra pagina Facebook una playlist di... Sì. Sono pezzi cover che abbiamo fatto a un concerto live al Piccadilly in cui aprivamo per Marco Sbarbati, che ha aperto per Elisa, quindi abbiamo aperto per Elisa in realtà, per transizione. Sì, bisogna dire questo, dire più. Diciamolo. No, e sì, sono cover nostre, noi insomma siamo un duo chitarra e voce e... Oggi invece abbiamo anche Caon e Cori. Infatti notavo che il Sofa Duo si è diventato un trio. Sofa Trio. Esatto, e quindi niente, sono canzoni che sono disponibili sulla nostra pagina Facebook. Che è? Sofa Acoustic Duo. Ecco, quindi visto che siete sempre lì, specialmente nelle file dietro dove ci sono quelli giovani, no, cioè anche davanti, perché scusate, la gaffa è tipica, i presentatori devono fare anche le gaffe. Però tutti potete andare sulla pagina Facebook, oltre a mettere mi piace, scaricarvi anche nel cellulare la playlist dei Sofa Duo. Bene, noi direi che non abbiamo altro da dirci, se siamo pronti possiamo partire. Allora voi fate ascoltare due pezzi, sì. Li facciamo uno dietro l'altro senza esatto. interrompere, okay. Quindi possiamo presentarli adesso. Sì. Allora, quali sono? Il primo è Uptown Funk, un pezzo di Bruno Mars molto riarrangiato, e il secondo è Sea Fire, che è un pezzo di Ed Sheeran. Ecco, vedete, meglio che gli inglesi li dica lei, perché io potrei dire altre cose. Vi lascio con i Sofa Duo. Grazie. Hallelujah, girls sing hallelujah, cause uptown funk don't give it.
it to ya, 'cause Uptown Funk don't give it to ya, 'cause Uptown Funk don't give it to ya. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just what? Don't believe me, just what? Don't believe me, just what? Stop, wait a minute, take my set, you can stick in it. Take a seat, sign a check, Julio. Get the train, through to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. We're gonna show up, we're gonna show up. There's more than a fresh just keep it. I'm too hot, call the police and I find me. I'm too hot, make a drag, don't win her a time, baby. I'm too hot, say my name, you know who I am. Too hot, and I'm made up of that money. Girls say to hallelujah, girls say to hallelujah, girls say to hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to ya, 'cause Uptown Funk don't give it to ya, 'cause Uptown Funk don't give it to ya. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 And don't believe me, just watch. Over and over.
Umani. Comunque, a prescindere da questo, ero indeciso di tornare, per esempio il fatto che prima ho fatto la gaffa, ho dato dei vecchi, non andava bene. Adesso io, siccome non sapevo dell'estensione, ho un fiore solo, io purtroppo, cioè, i nostri mezzi purtroppo non è che sono infiniti. Quindi nel dubbio, o ve lo litigate o lo date all'uomo, qualora, va bene, io lo do alla leader, va bene? Ancora un applauso ai Sofa Duo. Giorgio, Silvia e Rita. Eccoci. Allora, ma sono stati velocissimi, non c'è più niente. Prima era pieno, adesso bisogna tempo di girare. Bene, detto questo, allora andiamo avanti con la prossima lettera. R come rimpianti. Regia, adie! Senza presenti più uno. Riposo! Riposo! E smettetela di guardarmi così! Mi date fastidio, mi date nervi! Io lo so cosa volete dirmi con quegli occhi. Mancano 3 minuti! Yavol! Avete sentito il maggiore? È a lui che dovete guardare, non a me! Lui ha la carta bianca! Io la carta bianca non l'ho avuta neanche per scrivere a casa! Mancano 2 minuti 30 secondi! Uff! Lo so! Lo so che lassù ci sono le donne, i bambini, i vecchi, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma io sono un soldato! Non sono una dama di carità! Mi si ordina di sparare e io sparo! Tenetevi pronte! Maggiore Crooker, l'ordine ai miei soldati glielo do io! E allora tatteli! Quando vi pare! E ricordatevi che sono un vostro superiore! Io sono venuto con pieni poteri! Mancano 2 minuti. Quando mancano? 1 minuto e 55 secondi! E chi se ne frega! Tolle! Sì! Io non sparo contro un paese inerme! Lo faccio prima evacuare e poi farò cantare tutti i mortai che le voglio sentire! Non dite cretineria! La stazione dipende da sorpresa! Ah sì? Ma io non ne faccio di queste belle sorprese! Io sono un soldato! Non sono un assassino! Che conta la vita di 100-200 persone davanti a Vittoria di Grand Reich? Sono come mosche! E io non ammazzo nemmeno le mosche! E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai! Attate, colonnello! Io ho carta bianca! E ci si pulisca il culo! La canzone che ascolteremo adesso è un inno alla ribellione, è un invito anche nelle decisioni difficili a non voltarsi sempre indietro. Shake it out, escine fuori. Canta Beatrice Tarlazzi. Regrets calling like offering here to relieve your darkest moment. I can see no way, I can see no way. And all of the good come out to play. And every demon one is born hopefully. And I like to keep some things to myself. I like to keep my usual strong, and it always darkens before the dawn. I'm gonna throw you that we're singing the road, 'cause I love.
sì, sì, adesso sì. Quando cantano in tre non saprei come fare perché non sono dotato, però adesso possiamo fare anche questa cosa, prego, complimenti, fa parte del coro, ma insomma era il caso di far sentire anche altro. Bene, allora, a questo punto preparatevi perché abbiamo un amico che ci farà sentire una cosa, secondo me, molto bella. Prima la lettera, vediamo la lettera. Parola che già di per sé esprime poesia. E questa poesia ce la farà sentire, chitarra e voce, Giorgio Maretti. Eccoci qua. Sì, la passerella gliela faccio fare io. Continuate l'applauso, continuate l'applauso. Mamma mia, ma veramente come siete? Oh, vi tocca dirvi tutto. Allora, qui c'è il microfono, adesso penso che arriverà anche lo sgabello da qualche parte. Allora, la canzone di Giorgio, nel frattempo che Giorgio ti sistemi io racconto un po' di storie, è una canzone ispirata al personaggio della fata turchina e tratta il tema della donna e del rapporto fra i due sessi in una chiave molto realista. La donna è infatti troppe volte obbligata ad adeguarsi ai voleri dell'uomo, a piegarsi ai desideri degli altri senza poter realizzare i propri, e quindi rimane spesso discriminata. Questa forte denuncia viene da dei versi di Edoardo Bennato e dalla sua canzone per l'appunto La Fata, che adesso Giorgio ci farà sentire, canzone che dice: da sempre tu sei quella che paga di più, se vuoi volare ti tirano giù e se comincia la caccia alle streghe, la strega sei sempre e solo tu. Io mi permetto di dire una cosa, poi prometto che ti lascio il palco assolutamente, ma vorrei dedicare questa canzone a Pinuccia. Pinuccia è una donna originaria di Modigliana che, seppur non residente da molto tempo più qui, però è caduta purtroppo sotto i colpi di Kalashnikov a Tunisi durante i sanguinosi attentati terroristici dello scorso 18 marzo. Quindi ci permettiamo di fare questa dedica a questa donna modiglianese che purtroppo sempre per la violenza, come vedete, è andata via, e speriamo che anche lei, come una fata lassù, possa volare. La fata, Giorgio Maretti. La medicina
se le streghe la strega stenta e insegui i sogni da bambina e chiedi amore e sei sincera, non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai ci crederà. Chi ti urla che sei bella, che sei una fata, sei una stella, poi ti fa schiava, però no, chiamarlo amore non si può. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia, ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tirano giù, c'è la caccia alle streghe, la strega sei tu. C'è chi ti esalta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore. Io non so, stai un attimo Giorgio, io non so cosa dire, perché allora c'era il pubblico incantato, l'orchestra dietro che ascoltava, qualcuno cantava la canzone, bellissima, una cosa stupenda. Possiamo fare un fuori programma? Non so che non te l'aspettavi, però prova a dare un, mi dai un mi minore? Perché noi ogni tanto, raramente, perché io sono sempre via, però ci troviamo ogni tanto. Allora, facciamo una cosa. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, il bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello, e sul candido gilet un papillon, un papillon, un papillon, un papillon di seta blu. Bonnui, 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 buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che era andato se ne va. Questa era perché vi volevo sfogare anch'io. Benissimo. Allora, adesso immagino che si debba staccare questa cosa qui. Ecco, benissimo. Oh. Allora, cosa dire? Grazie Giorgio, grazie, grazie sempre. Tutti gli anni è una cosa sempre meglio. Non si può. Non è che ci sia tanto da dire, eh? Bene, altra lettera. B come bisogno d'amore. Ecco, questa è casa mia.
Ci sono passato mille volte, mi sono sempre chiesto perché ci abiterà. Sa che volevo fare il negozio proprio qua davanti. La libreria? Sì, così ci vediamo tutti i giorni. Allora, arrivederci. Lei è stato molto gentile con me. Adesso voglia di farmi un bel bagno caldo. Dimenticavo di dirle... Dica. Che ho una voglia di fare all'amore con lei che non si può immaginare. Ma questo non lo dirò mai a nessuno, soprattutto a lei. Mi dovrebbero torturare per farmelo dire. Dire cosa? Che ho voglia di fare l'amore con lei, ma non una volta sola, e tante volte. Ma lei non lo dirò mai. Solo se diventassi scemo le direi che farei all'amore anche ora, qui davanti a casa, per tutta la vita. Corra, se no si bagna, sta per ripiovere. Ci pensa? È tutto bagnato. Vestito non è niente. Cappello, sì, cappello mi dà... Mi dà noia, mi ci vorrebbe un cappello asciutto, ma dove lo trovo? Com'era? Ah, già, è facile. Maria, manda qualcuno che dia un cappello asciutto a questo mio amico. Bene, buonasera, principessa, arrivederla. La, 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 bel nuit d'amour, che bel nuit d'amour, buon nuit d'amour. Baby.
dicono che la signora del blues sia Noemi, ma insomma, i capelli rossi li abbiamo, quindi siamo sulla buona strada. Fiori, ecco, indegnamente, indegnamente. Beh, allora sentite, è il momento di dire che tutti questi fiori, che adesso a parte gli scherzi che io faccio il cretino mi riesce bene, però sono tutti offerti dall'Oasi dei Fiori qui di Modigliana, alla quale farei un applauso perché ci ha offerto per la serata inaugurale questi fiori e ha fatto delle composizioni insomma molto molto carine, molto molto belle. Bene, allora adesso se la mia scaletta non sbaglia, e me lo auguro, è il momento di un altro ospite. Allora abbiamo avuto Sara Tanzi, poi abbiamo avuto i Sofa Duo e adesso è il momento ancora di un ritorno, cioè un ragazzo, sono un ragazzo, però sembra che io sia, abbiamo la stessa età, e non sembra, ma abbiamo la stessa età. Signori, Federico Ossani, che dalla platea si alza e ci raggiunge. Buonasera. Buonasera. Allora, sì, facciamo partire intanto la sua lettera, adesso anche se lo facciamo a vista è lo stesso, facciamo vedere che lettera è. Vediamo, vediamo un po'. La lettera. Oh, 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 come onde. Perché adesso noi ascolteremo appunto, non di certo, ecco, no, non ascolteremo un tipico brano estivo, tutt'altro. Questa canzone, solo apparentemente spensierata, nasconde un velo marcato di malinconia. Senti, faccio una presentazione. Il protagonista del brano sente un forte senso di vuoto e di insoddisfazione di fronte a ciò che lui ritiene un finto e stanco divertimento mondano. Allora, bando, stringiamo, lasciamo la parola e la musica alle chitarre e alla voce. Chitarra. Sei un poeta? Sono poeta, sì, no, ma in realtà è perché me l'hanno tutto scritto. Ah, ok. Ecco, sì, 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 indegnamente devo dire. C'hai gli autori. Di Luca Carboni, Mare Mare, canta Federico Ossani. Anche la moto usata ma tenuta bene, ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia. Partito da Bologna con le luci della sera, forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo. Ale, questa notte mi porta via. Ale, questa vita mi porta via, mi porta al mare. Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì, e che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Mare, 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 ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire, sì, per stare a galla e non affondare. No, no. Ma son
partito qui sul molo a parlare all'infinito. Le ragazze che sghignazzano e mi fa sentire solo. Cosa son venuto a fare? Sì, ho già un sonno da morire. Cameriere, un altro caffè per piacere. Tengo il ritmo, ballo con me. Mare, 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 ma cosa son venuto a fare se non ci sei tu? No, non voglio restarci più. No, 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 mare, 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 no. Cosa son venuto a fare se non ci sei tu? No, non voglio restarci più. No, 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 mare, 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 avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle del mare, 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 mare. Ma poi lo so che torno sempre a naufragare qui. Grazie. Mare, mare, mare. Grazie. Allora, nudo, addirittura nudo. Ma sono qui tre imbecilli lì davanti, lascia perdere. Sì, sì, confermo, sono tre imbecilli sulla... No, sono i miei amici, dai. Quarta fila, quarta fila. No, non posso sbagliare, perché già prima ho dato dei vecchi, voi siete anche imbecilli e sbaglio fila e finita. Bene. Buonasera, come stai? Tutto bene? Allora, adesso... siccome purtroppo mi fanno fare di tutto, abbiamo pensato insieme di ricordare lui. Lucio Dalla. Apriamo pure la chitarra e diamo un po' di luce. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire, del tempo ne rimane. Hey! Ma la televisione ha detto che il nuovo anno trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. E ci sarà da mangiare e
e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. E vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante, 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 che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la no, è questa la no, è questa la novità. Permettetemi una cosa, visto che lui siamo un po' in confidenza, fate un applauso a Brienza, Mattia, un po' forte, forte. E a tutti i ragazzi qui dietro che suonano, che alcoliste, sì, tutti. Mi faccio da parte per fare vedere il tutto. Bene. Sì, siamo molto in confidenza, io devo abbastanza... Bene, allora faccio io, ecco qui, vedete, faccio tutto e adesso posso anche fare un gesto da rockstar di quelle che fanno che lanciano, chi lo prende, vediamo chi lo prende, sarebbe da restituire al proprietario, è andato proprio uno dei cretini di una certa età che gli abbiamo detto prima. Rio. Ecco, ecco, sì, giustamente, vedi, giustamente devo fare tutto perché non è che puoi dire fai solo metà, no, ecco qui, benissimo, siamo in luce, no, qui, ah, ecco, allora, adesso, detto questo... cambiamo argomento, però rimaniamo sempre su una cosa famosissima. Intanto vediamo la lettera. Lettera I come Imagine. Pensate, questa canzone ha 35 anni più di distanza, anzi di più, ancora un significato enorme. Vi dico una curiosità. Allora, in Italia, pensate, quando uscì questa canzone, il 45 giri in Italia di Imagine non riuscì ad andare oltre il quarto posto in classifica, in hit parade, perché era superato, state bene a sentire, Imagine era superata. Al primo posto c'era il Tuca Tuca di Raffaella Carrà. Al secondo posto c'era Chitarra suona più piano di Nicola Di Bari. Al terzo posto c'era Montagne Verdi di Marcella Bella. Tutte bellissime canzoni. E al quarto posto c'era Imagine di John Lennon. Bene, allora questa canzone in Italia l'hanno incisa Ornella Vanoni, Alberto Forti, Sanna Oxa, Gino Paoli, Gianni Morandi, Giorgio, Elisa, Paola Turci. Questa sera la facciamo cantare dalle nostre tre coriste. It isn't easy if you try.
no hell below hell. About the holy sky, made all the people living for today. Imagine there's no country, it is night to do, nothing to kill or die for, no religion too. Imagine all the people living for today. You may say brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say John Lennon vive ancora, vive ancora. Ok, allora, cambiamo registro, cambiamo argomento e per mio grande piacere, perché non è stato facile, ma anche quest'anno siamo riusciti ad avere, in occasione di questa serata, una parte di inediti. Cioè, oltre a tutte queste cover che state sentendo, bellissime, e mi sembrava anche logico e bello in una serata musicale che ci fosse qualcosa di inedito. Chi ce lo propone? Loro. Video, vediamo. Allora, state un po' a sentire. Per la prima volta su questo palco una band nuova, nuovissima direi. Loro non si definiscono né supereroi né eroi, semplicemente quelli che si arrangiano, perché la vita è un arrangiarsi. E con un po' di sano hard rock tutto è più facile. The Jack Russell Band! Avanti, avanti, avanti. Non sono io, non sono io la Jack Russell Band. Eccoli qua. Ale, prolungate, prolungate, prolungate. Buonasera. Voi siete stati nell'acquariola Buonasera. Di dietro per parecchio tempo, però è anche il vostro turno. Allora, anche in questo caso c'è un po' di sistemazione da fare. Quindi, allora, diciamo questo, diciamo che noi
ci siamo visti 4 anni fa, sì, sempre a Modigliana per, sì, un'altra manifestazione. Adesso è cambiato tutto. Ora, che cos'è questa Jack Russell? Perché questo nome? Sì, una volta suonavamo io e Alessandro, che è l'originario di Modigliana. Alessandro Maretti è di Modigliana. Fa parte. E adesso invece abbiamo, diciamo, un gruppo un po' più serio, con chitarre, basso, batteria e voce. Completo, insomma. Completo, sì. E voi siete un po' di Imola, un po' di Forlì. Io sono di Castel Bolognese, poi Alessandro adesso sta a Faenza. Sì, diciamo che abbiamo voglia di suonare, quindi non importa dove siamo, ma ci troviamo. Allora, il vostro genere, quello che dice sempre, anche in questo caso come prima, andate su Facebook, tutti, anche la prima fila, andate su Facebook, The Jack Russell Band o Jack, esatto, Russell The Band, non mi ricordo, sì, esattamente, sì, l'ordine, però mettete anche lì. Esatto. Mi ecco, mettete mi piace. Perché anche lì vedo che avete le vostre foto. E ieri sera, esatto, dove eravate? Ieri sera eravate? All'altro caffè Imola. E avete vinto? No. Sì, abbiamo vinto, ecco, perché è un contest, abbiamo vinto e suoniamo anche sabato, quindi sabato. E quindi sabato tutti all'Hard Rock. Altro caffè. Ecco, ho sbagliato subito. No, ho sbagliato, ho detto bene, no. Hai sbagliato. Ah, ho sbagliato, ecco, ho sbagliato! Mi sembrava strano che avessi... Vabbè, insomma, stasera non è la mia sera, va bene. Allora, siamo pronti qui, è tutto pronto, ora anche voi ci fate, sì, sentire due brani, li facciamo uno dietro l'altro, sì, senza interruzioni. Quali sono? In due inediti, quindi scritti, esatto, da loro. Esatto, allora, il primo si chiama The Things You Can Buy With Money, quindi le cose che puoi comprare con i soldi, che risultano essere molto poche, molto a quanto poche pare. Invece il secondo? Il secondo è, si chiama Time to Change, è un pezzo che stiamo registrando adesso. E speriamo esca presto il vostro, speriamo, CD, insomma. Magari, bene, lo potrete comprare. Ci capisce. The Jack Russell Band! Grazie. You'll be mine.
chiedere scusa perché non ho voce, mi dispiace molto, ma mi sono svegliata così stamattina. Tra l'altro abbiamo il batterista che sarebbe Mancino e sta suonando da destro. E... bravo il nostro batterista. Va bene, facciamo il prossimo pezzo e niente, è questo, si chiama Tempo Change. Russell Band. Prego, allora però prima vogliamo presentarvi, perché sennò rimangono nell'anonimato. Velocemente, non ve l'aspettavate, però un giro di nomi lo vogliamo fare. Il batterista Mancino, come si chiama? Giacomo. Giacomo alla batteria. Poi Nunzio. Basso. Andrea. Chitarra. Alessandro. E lo sapevamo, chitarra. Giulia. Alla voce. E i fiori, che capisco che in tema hard rock i fiori non è che ci stanno tanto bene, ma non avevamo altro. I fiori ci stanno sempre. Ecco, i fiori ci stanno sempre, benissimo.
Auguri allora per tutto, anche per i vostri inediti. E... Sì, a voi, volevamo ringraziarvi per averci permesso di suonare. Prego, prego, molto volentieri. Quando c'è qualche cosa nuova va promossa. Ecco. Vedi che da dietro mi dico, tira tu, che dobbiamo rimettere a posto, dobbiamo rimettere a posto. Invece no, non voglio tirarla lunga perché il ritmo sta andando bene, siamo quasi in fondo. Prossima lettera, video. Lettera G come galleggiare. Una nave grande, enorme, una nave che va, non si sa dove va, non si sa da dove partire, e sopra molti, praticamente tutti. La nave è la vita. E non conterò le dita fino a che sarà domani, e non scioglierò i capelli senza te. Se mi parli io ti guardo, se mi guardi io sospiro, e non posso immaginare un altro te. Ma tu chi sei, che vuoi, che fai per me? La notte è giovane, ma tu chi sei, che vuoi, che fai per me? Per me. Su.
devo dire che è stato bellissimo. Sara Zannoni, galleggiare. Oh, beh, insomma, della buona musica stasera, eh? Poi approfittiamo anche che non l'abbiamo ancora fatto, ma anche abbiamo detto allora la ritmica, i cori, ma la sezione fiati. Poi avete sentito la Claudia, tromba solista, Domenico, Chiara, Valentina, Bruno, Gilberto, Pierluigi, Picio, non posso dire Fabrizio perché poi Giacomo, Massimiliano, Damiano, Alessandro, Matteo, Claudio, Angeletto, altro Matteo, bravi tutti! Sono degli amici e dei professionisti. E andiamo un po' al mare. Andiamo un po' al mare, vediamo. Oh, esse come sole! Ciao a tutti! Questo ostacolo ora ha senso, è così. Che sarebbe arrivato il sole, e anche per il nostro sole un bel mazzo di fiori dell'Oasi dei Fiori, prego, non c'è di che. Solo le Baldini mi hanno dato un bacino, tutte le altre niente. Bravo Giuseppe Baldini, che ho visto che prima è in platea, le hai educate come si deve. Oh, fanno delle risate qua in prima fila, va bene. Allora adesso devo dire una cosa, e devo dire che
Non so se avete notato, però in giro per la sala c'erano delle telecamere e infatti la nostra serata, magicamente, eccolo qua, mi levo perché se non si vede, è stata ripresa integralmente da Ventu Production, che è un giovane gruppo appunto di operatori, insomma, che si studia, penso, queste cose, no? si diletta in queste cose, e quindi integralmente per la nostra serata abbiamo la registrazione. Tutti coloro, genitori, nonni, parenti, affini, soldati, riformati, tutti coloro che volessero avere il filmato di questa serata, o si fotografano, si copiano quei dati lì, oppure lo dicono con me che poi fra 10 giorni, domani no, ecco, domani, se telefonate domani, che è domenica, io non vi rispondo, sia chiaro, loro non lo so, faranno quello che vogliono. Allora adesso con grande sorpresa, chissà quale lettera adesso sarà la nostra ultima lettera di questa sera, e chissà di cosa parleremo. Mandiamo per la prima volta il filmato e con grande sorpresa ci prepariamo all'ultimo pezzo. AC/DC, AC/DC. Salite! Wow!
parte, sempre da qui, vengono avanti Giulia Forlivesi, The Jack Russell Band, Anna Baldini, Federico Ossani, Alessandro Collina è qui. Signore e signori, questa era la nostra serata. Fatelo voi l'attacco che io sono faccio dei danni. Stati presenti in parte e anche grazie delle belle notizie che ci avete dato. Poi ringraziamo nuovamente l'Oasi dei Fiori, ringraziamo nuovamente, perché non l'abbiamo ancora fatto, l'Associazione Italia Teatro che ha prodotto e ha organizzato service, luci e quant'altro di questa sera. Tutti i tecnici, Stefano, Danilo, Paolo, poi chi c'è ancora? Claudio, adesso sono in una fase che non me li ricordo. Poi ringraziamo ancora la parte ritmica della nostra band, Marco Tagliaferri, Lorenzo Monti, Luca Tagliaferri, Lorenzo Serasini, Andrea Tedaldi, e poi da questa parte le nostre coriste Costanza Longhena, Sara Zannoni e poi ancora Beatrice Tarlassi. E detto questo, signore e signori, forse l'unico modo di farli finire è quello di chiudere il sipario. Grazie a tutti, buonanotte! Tutta l'orchestra, se ce la fate alzatevi in piedi, stanno suonando anche loro, stanno improvvisando. Buonanotte, speriamo di rivedere.